Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di The Last of Us. Allora, gente, siamo ancora qui nell'hotel, in una maniera o nell'altra, perlomeno credo, ma dovremmo davvero essere nell'hotel. Dopo che siamo caduti dall'ascensore, abbiamo trovato una via di fuga, siamo arrivati in una zona imbottita di infetti, abbiamo fatto una di quelle fughe incredibili, se avete visto la scorsa puntata, e insomma, non è che sia stata proprio la cosa migliore del mondo. Mi è venuta una cavolo di ansia che ne bastava la metà. E poi però siamo riusciti a scappare, il che è stato un bene, perché non abbiamo neanche sprecato troppe risorse. E subito dopo abbiamo incontrato però degli altri cacciatori da questa parte. Ora siamo qui, in questa zona delle cucine. E quello che mi sto chiedendo è dove diavolo dobbiamo andare. E va bene che ogni tanto sono un idiota e mi scappano, mi sfuggono delle cose assolutamente evidenti. Però qui effettivamente non so bene dove andare. Aspetta un attimo. Guarda lì. Ah va. Ok. Ok. E chi l'aveva vista la scala? Perfetto, direi che ci siamo. Saliamo qua. Dobbiamo trovare Ellie. Ecco qua, a posto. Bastardo. Maledetto. Ecco, a posto. Andiamo. Dai, piglia la pistola, dannazione, fagli saltare il cervello. Dai. Oh. Chi è che ha sparato? Ah! Ehi, piccola, salve! L'ho spedito dritto all'inferno, eh? Come cazzo sei arrivata qui? Ora vomito. Perché non sei stata indietro come ti ho detto? Per fortuna non t'ho ascoltato, eh? Per fortuna una ragazzina non mi ha ficcato una cazzo di pallottola in testa. Sai una cosa? No! Perché non è Ellie? Non deve essere stato facile, ma non c'era alternativa. Grazie per avermi salvato il culo. Non ti viene in mente niente di simile, Joel? Vabbè, non c'ha tutti i torti, Dobbiamo dai, su. spiegarci. Fammi strada. D'accordo. L'abbiamo finalmente ritrovata, la fanciulla. Motivo per cui possiamo proseguire e spero davvero di uscire presto da questo cavolo di hotel. Che diavolo sto facendo? Sali la scala. Questo hotel mi ha veramente rotto le balle, non vedo l'ora di uscire. Cosa c'è qui? Un mattone. Oh, sti cavolo di mattoni e di cose fanno sempre pensare che ci siano delle risorse. Sì. E invece no. Dobbiamo tornare fuori, trovare quel ponte. Dimmi solo dove andare. Ah, vieni qua Odio intanto. queste stronzate. Ok. Oh, ok. Allora, direi che si può fare un sacco di roba in realtà, ma proprio un sacco. Facciamo una bomba. E basta. E ora questo lo posso prendere. No, ragazzo, ripiglia il fucile, va. Guarda un po'. Un'altra piastrina delle luci. Continuo a non capire bene se servono a qualcosa oppure no, ma secondo me sono dei collezionabili. Ok, scusa, dovevo andare al cesso. Ok. Esplorare, esplorare, esplorare. Voglio risorse. Suona un po'. Che questa era una specie di uscita, no? Ma qui, col cavolo proprio, eh? E la ragazzina ha un atteggiamento diverso da prima. Cos'è?
Armi corpo a corpo potenziate, le modifiche durano un colpo in più. Oh! Ok. Beh, alla luce di questo, a sto punto, si può anche pensare di fare questo. Sì, direi che è una buona cosa. Una sala da ricevimenti. Molto bene. Abbiamo questo, abbiamo questo. Poi abbiamo un sacco di cosine utili per modificare le armi. E Dio solo sa se ne abbiamo bisogno. È una bella sala, sì. Non mi pare strano che non ci sia nessuno. Ehi. Quella porta sembra una via d'uscita. Vedi un modo per arrivare lassù? No. Forse mai. Forse però... Forse questo ci può aiutare. Ok, sì, è una buona idea. Fammi prima finire esplorare... No, vabbè, penso di aver esplorato davvero tutto. Ok. Ok. Guarda, pesa più del previsto. Ehi, mi aiuti? Sei sicuro che possa farcela? Ellie. Spingi! Sto spingendo! Spingi di più! Che ne dici? Andiamo. Molto bene, fanciulla. Sali però, ok. Stai salendo, ragazzina? Beh. Ma in effetti si è sempre comportato benissimo, il gioco è fatto molto bene, ma io mi guardo sempre indietro che ho paura che si buggi da qualche parte. Però, vabbè, forse è stato eccessivo da parte mia. Guarda un po', questo è il classico punto in cui... Esatto. Opla. Ok, tante belle cosine. D'accordo. Vai. Siamo un pochettino più spigliati, sennò le puntate diventano 60 per finire il gioco. Esploriamo velocemente e andiamo. Anche da dire che... C'è anche da dire che però non è che faccio male a rimanere guardingo. Anzi. Mi sa che siamo fuori, più o meno. Più o meno che più, però... Meglio di niente. Ok. Non sono ancora tornato. Oh, merda. Non lo so, è un controllo. Vieni, giù la testa. Adesso io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. È un piano stupido, avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farcela con questo? Beh, diciamo che ho già usato un fucile, ma contro dei ratti. Ratti? Era d'aria. Vabbè, il concetto di base è lo stesso. Sollevalo. Ci siamo. Appoggiati bene al fucile, perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini, capito? Ok. Bene. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo, ok? Ho capito. Ok. E per essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Non so di che. Lo strumento doveva saperlo. Se vuoi rubare, è meglio che ti assicuri di poterla fare franca, no? Io avrei... Sono tutti morti! Tutti morti, cazzo! Di cosa diavolo sto parlando? Calmati. Chi è morto? Tutta la squadra, le 76 sentinelle. Senti, io voglio fare una cosa. Li ho uccisi tutti quanti!
Merda. Hai parlato col capo? Hai sentito? Sì, l'ho sentito anch'io. Occhio. Forza, amico. Hai solo due modi per uscirne. Oh oh. No, forse un po' troppo. Mi vedeva sicuro. La bomba forse è stata un po' troppo, eh? Però perdonatemi. Fuori. Era troppo. Porca troia! Io porca miseria! Brucia, stronzo! A testa di cazzo! Di che diavolo stai parlando? Aspetta un attimo. Quanta vita avevo? Per la miseria. È proprio qui! Ehi, prendete! Avanti così. Ok. E per la miseria. Dove diavolo è arrivato? Aia. Fatto malissimo. Dai, amico, ci sono due modi per uscirne. Non esposto a livelli galattici, mannaggia la miseria. Io ci provo, anche se dubito che andrà bene. Eccolo lì! Figlio di puttana! Via! Madonna, chi è che ma... Ah, c'ho solo 7 proiettili. Grazie. Oh no! Questo. Cavolo. Via! Decisamente troppi. No. Bella. Solo 4 proiettili, dannazione. Vabbè, uno è andato comunque. Senti un po'. Sì, continua così. Fucile da caccia. Forse l'arco, dai, è il momento buono per l'arco. Cioè, oddio, in realtà magari no. Però... non è che c'è qualcun altro qui, no? Ok. Vabbè, cavolo, corri. Vai vedere che sai fare. Su! Questo so fare. Dio di puttana, maledetto. Circondiamolo! Figlio di puttana! Direi che va bene, no? Guarda, continuo così, è lì. Chi è che mi ha colpito? Coprimi, mi muovo! Andiamo! Beccato! Non so come ho fatto, però ce l'ho fatta. Troppo schifosi.
Coprimi, mi muovo. Che cavolo. Ok, mamma mia, ce l'ho fatta. No, ma che scambiare, fermati, fermati, questa è ancora buona. Mi fa piacere. Oh, ma che palle, ste molotov. Dov'è il tipo che le tira? Aggira il passato. Beccato. Oh, eccolo lì. Il testa di tavolo con le molotov. Ma gli faccio una sorpresa. Figlio di puttana. Grazie. Tubo. Grazie. E dato che ci... No, aspetta, 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 aspetta. Ne ho visto uno. Ne ho visto uno. E ancora sto con l'arco, dannazione. Bene così. Fantastico. Benissimo. Bene, scendi. Grande Ellie, ti voglio bene. Andava bene. Che ne dici di qualcosa? Di un po' più adatto a te. È solo per le emergenze. Ok. Ed ecco che il loro rapporto sta cambiando. Adesso c'è la sicura. Lo sai come si toglie, eh? Certo. Ok, l'importante è maneggiarla con cura. Non è un... Joel, starò a terra. Ok. Don Fiocchi? Subs? Allora, qui effettivamente potrei trovare qualcosa di utile. Prendiamoci un attimino di tempo che... peccato. Questa mazza era... simpatica. Che diavolo? Cos'è? Biglietto alle luci. Vabbè, niente di particolare. Li hanno lasciati qui. Che brave persone. Adesso voglio davvero esplorare benino la zona. E sono sicuro che qualcosina da trovare di utile c'è. Ecco, per esempio. Su? No, niente. Andiamo un po'. Qui, questo. Molto bene. Al massimo, va bene. Questo me lo piglio molto volentieri. Poi scambiamo sto cavolo di arco, che comunque mi ha dato delle soddisfazioni, devo dire. Forse il fucile da caccia è ancora meglio. Sta più simpatico. Esplorare, esplorare. Lì già ci sono stato. Qui è andata bene. Qui ci ho passato del tempo, devo dire. Ma è possibile che tutti quei morti non avevano niente addosso? Vabbè. Qui c'è un altro edificio. Oh, ecco, vedi? Per esempio. La bottiglia, grazie mille.
un mattone, una macchina della polizia, un cavolo di niente. Vabbè, mi sa che dobbiamo andare di qua. Qui magari qualcosa trovo. Ah, quel punto in cui si va via. Ok, ma dai, ci sarà qualcosa qui. Oh, 25. Molto bene. Qui dentro invece? Il nulla assoluto, davvero? Ok. D'accordo, dovrei avere esplorato tutto. Va bene, ragazzi, e direi anche di fermare la puntata qui, finalmente con un orario un pochettino decente, ok? È stata una bella puntata, sono anche fiero di me, perché sono riuscito a mirare in maniera leggermente meno schifosa con il controller. Forse ci sto un po' prendendo la mano. Grazie a Dio, era anche ora. Va bene ragazzi, direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo? A presto.